Allora, buonasera a tutti. Faccio questo video per far vedere quello che è stato il risultato della mia operatività seguendo quelle che sono le logiche ciclico-volumetriche del percorso formativo Volume Master sul ciclo del TAX. Allora, il risultato dell'operatività di oggi sul ciclo giornaliero è stato questo, che è stato, che è il risultato di una serie di operazioni sia sell che buy, cioè quindi sia ribassista che rialzista. Perché? Perché il contesto in cui mi trovavo oggi, questo praticamente è un workspace che io osservo per guardare quello, osservare quello che è il ciclo di tendenza del ciclo appunto giornaliero. Venivamo praticamente da che cosa? Da un ciclo Tracy che è iniziato qua. Subito praticamente nelle giornate precedenti si è vincolato al ribasso, quindi stava praticamente facendo quello che era appunto il suo normale decorso praticamente da un punto di vista ciclico. Quindi questa mattina ho da praticamente piano di battaglia effettuato un'operazione, praticamente una prima operazione short. Si vede meglio forse da quest'altro, da quest'altro workspace che io utilizzo, eccolo qua. Quindi questa mattina in apertura, dopo poco un po' l'apertura, ho effettuato un'operazione short qui e mi sono preso questo praticamente swing di ribasso. Nel momento in cui il mercato è venuto giù, poi, sempre per le logiche ciclico-volumetriche, mi trovavo in quello che era una possibile ripartenza di alcuni setup volumetrici molto importanti. Quindi ho incominciato ad effettuare delle operazioni long, che, sempre da questa parte, delle operazioni long, che ho effettuato delle operazioni una qua, praticamente un'altra qua, che mi hanno portato un po' di risultati. Anzi, una praticamente l'ho chiusa molto in anticipo, purtroppo, e è stato un mio errore di valutazione. E poi praticamente c'è stata anche la possibilità di fare un'ultima operazione con cui ho concluso la giornata, che era un'operazione short, e qui quando il prezzo è venuto a toccare in determinate condizioni volumetriche i canali e le bande di migliorino. Quindi questo è stato un po', il risultato della mia operatività sul ciclo giornaliero del DAX. Con questo praticamente è tutto e ci aggiorniamo alla prossima. Un saluto a tutti.